che mi ha dato Tina annunciando che voi eravate già vicino l'autobus per arrivare, e che ieri sera è stata chiamata dalla preside che sta facendo, diciamo così, da tramite tra il gruppo degli ATA precari di Napoli e l'UDC. E pare che la preside abbia detto che a Fianciano, dove sono andate a rimettersi in sesto mentre noi stiamo a schiattà qua, tutti quanti, da quest'estate, hanno incontrato, quelli dell'UDC, il ministro Profumo, che come ha sentito nominare Dini Donei ha detto: sono assediato, è da quest'estate, da quando hanno cominciato a fare le loro battaglie, che io non riesco ad avere più pace, e si sono uniti con voi, per cui ogni assemblea, riunione, conferenza dove io sto attacca un inidoneo e non la smette più. E lui ha detto: guardate, io posso dire solo questo, che io non lo voglio firmare questo decreto, e noi siamo contenti, e anzi vorrei fare un decreto, poi adesso i colleghi anche degli IPP e quant'altro che ci sono ci confermeranno, un decreto che tende a togliere gli inidonei e a permettere agli altri spezzoni di fare quello della loro occupazione che devono fare, mentre noi in realtà vorremmo scorporare gli inidonei dal decreto che li vorrebbe far diventare ATA. Ma in realtà ci sono gli altri due ministri che dovrebbero mettere la firma sotto questo decreto interministeriale, che insomma non sono proprio d'accordo, e uno è il ministro Padroni Crispi della funzione pubblica, e io ho detto: beh, non è un caso che noi domani, guarda un po', anzi oggi, saremmo stati qui, perché noi dal luglio al 23 luglio di quest'anno non abbiamo perso un colpo e siamo andati avanti. Il terzo ministro dovrebbe essere Grilli, ministro dell'economia e finanze, dal quale è inutile andare perché già sappiamo quello che ci dice Aedo Murì, quindi non avremmo comunque nessuna possibilità di scampo, però qui noi ci staremo, anche perché si aggiungono voci a voci e qualcuno sta sostenendo tra le organizzazioni sindacali che in realtà vorrebbero fare in modo che proprio qui alla funzione pubblica si trovi una modalità per evitare questo decreto interministeriale e questo passaggio. Ora, perché è importante? Noi lo sappiamo, ma lo diciamo a tutti quelli che ci ascoltano. È chiaro che qui si sta saldando la protesta dei docenti inidonei con la protesta dei precari ATA, perché è ovvio che se questi posti vengono tolti a voi, vengono dati a loro e viceversa. E questa cosa che sta accadendo, questa saldatura, in realtà l'ho scritto proprio oggi in una mail mandata a tutta l'organizzazione COBAS, è un esempio che da decenni non c'era più in piazza, di solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, perché molti non lo sanno, ma in realtà i docenti inidonei l'anno scorso si sono rifiutati di passare sui posti ATA, e 600 posti tra i 1100, se non sbaglio, disponibili per il trasferimento sono rimasti lì, ma sono stati svincolati e dati ai precari ATA che sono entrati in ruolo. Una nostra amministrativa è entrata in ruolo a marzo su un posto residuato da quello, e anche a giugno ci sono stati questi posti. Questa è una cosa che non è mai avvenuta, perché i lavoratori e le lavoratrici stanno tra di loro sostenendo il principio di mutua solidarietà. Non è possibile che loro fingano di passare dei docenti su dei posti che sono di diritto del personale ATA precario, che ci sta da 10, da 15 anni, quando ci sono le sentenze della Corte Europea che sostengono che dopo 3 anni i posti vanno dati al ruolo a chi se l'è guadagnati, e noi li pretendiamo per i lavoratori e le lavoratrici che hanno a casa famiglie, figli, mariti e genitori da mantenere, e sono da giù
luglio senza lavoro e senza posto, mentre a fine agosto si sono divisi i gruppi parlamentari che hanno diviso i soldi, 160 milioni di euro che hanno tagliato, sono andati nelle tasche dei gruppi parlamentari. Vergogna! 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 Vergogna per tutti! Ma noi non li vogliamo! Noi siamo stati dal 23 luglio al 4 agosto lì, a Piazza delle Cinque Lune, signore e signori che non sono dei rivoluzionari patentati, ma sono dei lavoratori e lavoratrici normali, che forse non avevano fatto neanche uno sciopero in vita loro e che invece sono stati 12 giorni a presidiare con Titti che ha fatto lo sciopero della fame e non hanno schiodato e sono andati a prendersi i senatori e gli onorevoli e li hanno bloccati in piazza e gli hanno detto: voi non vi muovete fino a che noi non vi abbiamo spiegato quello che state facendo. E hanno capito e saputo che stavano approvando una cosa che loro stessi non conoscevano, a vergogna di politici da noi pagati che firmano cose di cui non sanno assolutamente nulla. E siamo stati il 24 agosto, siamo ritornati, ma le vacanze ce le siamo fatte solo perché ha chiuso il Parlamento, perché sennò saremmo stati pure a Ferragosto, ma loro sono andati via e noi siamo andati via. E il 24 agosto c'è stata la ripresa del Consiglio dei Ministri e noi il 24 agosto siamo tornati e stavamo a Palazzo Chigi e abbiamo fatto un flash mob e da lì Malati e Bioni, sono andati da Palazzo Chigi a piedi al Ministero della Pubblica Istruzione ed hanno occupato lavoratori e lavoratrici che non hanno mai osato dire nulla né a un poliziotto né a altri, hanno occupato l'atrio del Ministero e non hanno schiodato fino a che Pedica dell'IDV non ha obbligato Chiappetta a riceverci. Io sono andata con lui e il 27 e 28 agosto stavamo un'altra volta là in presidio e il 5 settembre siamo ritornati e voi siete venuti perché avevate capito che bisognava stare insieme e siete ritornati oggi e noi lo chiudiamo e continuiamo perché questa firma non ci deve essere, il decreto non deve passare. A vergogna, all'ignominia che vogliono fare, noi diremo no, perché possono solo vergognarsi, fanno come i nazisti che hanno cominciato a deportare i malati in Germania prima di passare a deportare gli ebrei, hanno cominciato con i malati, li hanno messi nelle camere a gas e nel 1935 i libri di matematica cominciavano a portare degli esercizi nei quali si dicevano: se un malato costa 3 marchi e 50, se un pazzo costa 5 marchi e 60, se un ebreo costa 7 marchi e 40, se noi li togliamo tutti di mezzo, quanto risparmia lo Stato tedesco? Così hanno cominciato e così stanno facendo con i docenti idonei, che sono docenti malati, con gravi patologie, alcuni si sono ammalati anche a causa delle disfunzioni della sanità pubblica, come Adriana, la nostra collega di Pisa, che si è ammalata per una trasfusione di sangue infetta dopo il parto e ha dovuto fare un trapianto di fegato e ha dovuto scegliere dopo il trapianto di avere una casa e una scuola nella quale stare accanto all'ospedale dove ha avuto il trapianto, perché una crisi di rigetto è sempre